Quante zavorre ci portiamo dietro nella vita, tanti pesi inutili, cose che ci intossicano e ci fanno star male. Voglio darti 10 semplici suggerimenti per togliere via un po' di zavorre e vivere al meglio, più speditamente, la tua vita. Primo, lascia andare le persone che intossicano la tua vita. Quante sono le persone che condividono con te solo lamentele, cose noiose, cose pesanti? Quante sono le persone per le quali tu non vai bene, sempre e comunque? Lasciale andare, lasciale uscire dalla tua vita, i vampiri non sono dei buoni amici. 2. Lascia andare i rimpianti del passato. Avrei potuto dire, avrei potuto fare e chissà cosa sarebbe successo se. Fermati, lascia andare tutto ciò che riguarda il passato e prova a vivere adesso, perché in quel momento, se lo hai fatto, era la cosa giusta da fare o se non altro quello che avresti potuto fare in quel momento. Fluisci, lascia andare. 3. Lascia andare il bisogno di fare la cosa giusta. La cosa giusta non esiste, tu sei la cosa giusta, fai quello che è meglio per te e non preoccuparti troppo dei risultati, cerca di stare in pace con la tua coscienza e vai. 4. Lascia andare l'autocompatimento. Basta sentirti uno zero assoluto. Cerca in te i tesori della sincerità, dell'autostima, del coraggio e prova a fare quello che ti riesce meglio e prova a farlo al meglio. 5. Lascia andare le chiacchiere negative su di te. Se gli altri non hanno nulla da fare e niente di meglio che parlare male di te, lasciali fare, lasciali dire, occupati solamente di quello che stai facendo, vai per la tua strada, non dimenticarti mai che spesso la loro è solamente invidia, invidiano in te quello che non riescono a trovare in te stesso. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. 6. Lascia andare il bisogno di impressionare gli altri. Se hai avuto dei genitori avari di complimenti, sarà difficile per te riconoscerti il valore. Sentirsi dire bravo dagli altri è molto gratificante, ma è ancora più importante che tu dica bravo a te stesso e che vada dritto per la tua strada a testa alta. Vai! 7. Lascia andare le convinzioni autolimitanti. Quanta autoipnosi negativa, non ce la faccio, non ce la farò mai, non sono all'altezza, via questi pensieri e comincia a trasformarli in qualcosa di positivo. Posso farcela, sono perfettamente in grado, sto imparando, ce la farò. 8. Lascia andare il bisogno di compiacere gli altri. Non a tutti piacciono le pere, ad alcuni piacciono le mele, se tu sei una pera fattene una ragione e cerca di fare bene la pera. Accetta quindi che ad alcuni risulterai simpatico, ad altri antipatico. Alcuni ti ameranno e altri ti odieranno, ma questo non è un problema tuo. Sii te stesso e continua a coltivare quelle che sono le tue qualità. 9. Lascia andare i pettegolezzi e le lamentele. Lasciale alle persone un po' meno evolute. Occupati di quello che ti fa star bene. Se la gente ha tempo da sprecare per i pettegolezzi, non te ne occupare. Vai oltre. 10° e ultimo punto, lascia andare le preoccupazioni per il futuro. Occupati del presente, del qui e ora. Cerca di stare nel presente, utilizza la meditazione, le strategie di rilassamento, la psicoterapia, la bioenergetica per centrarti nel presente. Il futuro, preoccuparsi troppo del futuro ti porta solamente grande ansia e preoccupazione e non ti serve. Liberatene. Bene, con questi 10 piccoli consigli che anch'io mi impegno a cercare di portare avanti, voglio augurarti tutto il meglio per te e voglio augurarti che dalla tua vita vadano via un po' di pesi e un po' di zavorre e che tu possa camminare liberamente. Bene. Fammi sapere come va, scrivimi, iscriviti al sito... Se vuoi mantenere il contatto con me, iscriviti al canale YouTube, iscriviti alla pagina Facebook e soprattutto scrivimi, mandami dei commenti, dei suggerimenti per i prossimi video e il feedback rispetto a questo che hai appena visto. Ciao!